Abbiamo deciso di abbandonare l'aula virtuale nella quale si stava svolgendo il consiglio relativo al TUP e al bilancio, perché riteniamo che le modalità con le quali si stanno svolgendo le sedute dei consigli comunali non siano idonee ad una seduta così importante, ad un argomento così importante. Abbiamo compreso la necessità di mantenere le condizioni di sicurezza durante la fase di lockdown. Oggi, in cui tutta la città sta cercando di andare avanti, di far fronte a questa circostanza, riprendendo, occupando gli spazi cittadini, il Consiglio Comunale ancora è sospeso. I consiglieri comunali non hanno la possibilità di esercitare tutti i loro diritti perché la presidenza di questo Consiglio Comunale ha stabilito delle regole più restrittive rispetto a quelle che le norme ci consentirebbero. Abbiamo chiesto di fare il Consiglio Comunale fisico, di farlo al centro multimediale, uno spazio di proprietà del comune che è spesso tra l'altro anche enormemente inutilizzato e che in passato è stato utilizzato a questo scopo. Ci hanno detto di no, abbiamo chiesto di rimandare la seduta, ci hanno detto di no. Quello che pensiamo è che privando i consiglieri comunali della possibilità di presentare emendamenti nel corso di seduta, di presentare atti di indirizzo in corso di seduta, di non poter avere un confronto diretto con gli altri componenti di questa assemblea, si stia in realtà minando la possibilità dell'opposizione di svolgere il proprio lavoro. E crediamo che sia questo in realtà lo scopo di questa amministrazione, evitare il confronto con le opposizioni, evidentemente troppo duro perché possano sostenerlo in un confronto vero, reale e fisico, e di comprimerci in uno spazio ridotto, minando la democrazia che invece dovrebbe esistere all'interno di questa assemblea. La situazione è estremamente grave perché questa contrazione democratica non è stata subita soltanto dal Consiglio, ma ha accompagnato tutto quanto l'iter di approvazione del bilancio all'interno delle commissioni, dove partecipano un numero di consiglieri ben minore rispetto a quelli che dovrebbero, diciamo, partecipare al Consiglio Comunale. È altrettanto grave, forse ancora di più, perché ci sono delle partite debitorie che rischiano di portare il Comune di Terni a un secondo dissesto, e di questo all'interno dell'amministrazione c'è piena consapevolezza. Di fatto c'è una partita con la tesoreria che, qualora si pronunciasse la Corte dei Conti, potrebbe portare il Comune ad altri oltre 12 milioni di euro di debiti fuori bilancio. C'è la questione dei residui attivi e dei crediti che il Comune non riesce a incassare, parliamo di 30 milioni che, nonostante le vicende come quella delle cartelle pazze che hanno interessato la metà della città, hanno dimostrato di essere fallimentari per la raccolta delle tasse. Qui non è possibile parlare di queste tematiche, dare modo come se fosse una puntata di Power Ranger con i walkie-talkie. C'è bisogno di democrazia e noi abbiamo voluto dimostrare che siamo stanchi di questo atteggiamento della maggioranza.